sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovate. Che andate a fare in là? Scusa. Volantinaggio per una proposta di legge del Movimento 5 Stelle. Ah, va bene. Su rete di ne abbiamo già distribuiti quanti stamattina? Siamo a un 200. 200? E chi è questo? Mi togli questa cosa, per favore? Grazie. Lui è Antonio Dembek, il grande Lovecchio Giorgio, Raffaele Basile. Barile. Madonna, io ho tre amici Basile, perciò mi prego. Qui si fa informazione politica, vero? Verissimo. Lei ha votato, scommetto, l'altra volta 5 Stelle? No? Lo sa che quello è il nostro candidato sindaco, Antonio Dembe? Le piace? Lo so tutto. Ma le piace sì o no? Ah? Tutto a guardare la faccia. È una bella persona. Solo a guardare la faccia. C'ha una storia lunga, vero? Perfetto. Ah, pure, addirittura. Allora è informatissimo. È informatissimo, sto dicendo. Perfetto. Allora questi sono tutti i nostri. Quindi allora vi interessate di politica? Vi piace la politica? Primo ha lavorato sempre qui, è stato sempre una persona gentile, televisione, ce l'hanno cacciato dalla televisione perché puzzava tutto quello. Bravo, però in mezzo a tutti i partiti si stanno sempre ma quella è la natura, quella. Ci deve stare sempre una percentuale. Visto come va la frase? Si azzecca sempre. Quella è la natura. Non è che puoi togliere tutto il male, anche perché se togli il male non si capisce il bene qual è. Esattamente. Giusto? L'importante è far vincere il bene. Lei che fa qui? Lei è un'altra candidata. È vero? Anch'io faccio un po' sì, di sì, 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 sì. E allora? Senti, non ti sprecare, scusa, se no poi si offende pure lui che non ce l'ha, no? Giusto. Non per niente, ce lo spieghi tu poi dopo. No, vabbè, poi ce lo passi agli altri, non lo buttare a terra, che sono spesi i soldi nostri, insomma. Posso dire una cosa? C'è gente che vuole dialogare? Lì no, che? Vabbè, hai preso il pigliatino? Vuoi essere bravo, devi essere informato, perché non si sa mai. Ehi, allora stavo dicendo, Raffaele Barile, t'ho fregato, e non tu mo stavo dicendo, mo già chiamano un pugno, insomma, dice. Lui è un agronomo. Sì. Roberto Carchia. Ah, Roberto Carchia, sì. Che sta a piazza Cose, che sta facendo lì qua? Adesso stiamo facendo volantinaggio per proporre il reddito di cittadinanza. Ah, ho capito. Guardate. Vabbè, benissimo, l'ho già preso e tutti prima. Hanno diritto a un reddito dalla nascita. Giusto, come in tutta Europa. Si impegnino a lavorare. E infatti in Europa succede, qui è Stefano, il grande nostro Stefano. Ciao. Grande Scarparo. Suonatore. È suonatore. Suonatore Scarparo, qua c'è di tutto, però fa il nostro segretario, fa dei verbali che sono la fine del mondo. Al bacio. Bisogna di altri volantini. Allora, hai già dato tutti i volantini, bravo. Dammi un po' di soldi. Grazie. Questo vediamo qua che cos'è. Ah, qua c'è pure il sito. www.meetup.com 5 stelle 5 stelle Foggia. Ricordatevi di iscrivervi qua, più vi iscrivete più stiamo insieme. Le persone che non arrivano a fine mese, disoccupati, che sono sotto la soglia di povertà. Se ne va di leggerle, anche da dove vengono i soldi, che non sono tramite tasse ma tramite persone che già hanno soldi. Bravo, bravo. Sei ciclo amici?
Va bene. Allora possiamo chiudere? No. Mancano una trentina di amici nostri, vabbè. Poi la domenica mattina ogni anno, ognuno c'ha. Grazie. Ciao. Ciao. Gli italiani che diciamo non arrivano a fine mese, diciamo, sotto la soglia di povertà. È la sorella della. Ciao. Ah, scusi, non lo sapevo. Che è la sorella? Di Dembek, che è la sorella di Dembek. No, però perché non ce l'ha detto? Voleva. No, realmente vuole vedere sempre quel giorno. È una spia, è una spia. È un infiltrato. I punti dei 5 Stelle, allora non so. Vabbè, ma il nostro si vede subito. Quello là con il giallo, con quasi sole. È l'unico. È l'unico. Ma allora per non fare brutta figura, siamo in incognito. Va bene. Vabbè, può andare. Possiamo chiudere. Fra poco ci sposteremo in un altro punto della città e poi, poi abbiamo già programmato tre bella Foggia. Che non si dica. Qui è passato pure con la carrozza Beppe Grillo e io che gli stavo vicino disse proprio questo. Dice, caspita, però è una bella città. Perciò la dobbiamo difendere. Qui stiamo a livello dei Borboni, la villa borbonica, anche se hanno tolto tutte le statue, perché di Borbone non si poteva parlare. E vabbè, poi abbiamo scoperto tutta la vera storia, che ci hanno colonizzati massoni, re e compagnie. Va bene, poi passiamo oltre. Ciao a tutti, Franco Cuttano e gli amici 5 Stelle, una parte nella villa, un'altra parte qui davanti al passeggio. Oggi è. Che giorno è oggi? Oggi 16 febbraio. 16 febbraio 2014. Domenica, giusto? Non so. Sì, sì. Giusto, perfetto. Ok. Ciao.